ragazzi e bentornati nel mio canale. In questo video ci occuperemo di tecniche pittoriche, in modo più preciso di tecniche pittoriche alternative. Normalmente infatti siamo soliti dipingere con i colori che distribuiscono in commercio le aziende di belle arti. C'è chi i colori prova a produrseli da sole, c'è invece chi sfrutta la pigmentazione prodotta da alcune bevande che si possono utilizzare proprio come colorante naturale. Una di queste è il caffè. Come vedete, io ho preparato dalla mia macchinetta un caffè molto ristretto. Il caffè, come tutti sanno, avendo una colorazione marrone molto scura, se vogliamo sfruttarlo proprio nel modo più adeguato possibile, dobbiamo necessariamente prepararne uno molto ristretto, così da partire con una tonalità molto intensa che possiamo via via schiarire aggiungendo dell'acqua. Perché dell'acqua? Perché essendo un colore chiaramente liquido, si può sfruttare come si farebbe con un normalissimo acquerello. In questo modo potremo dipingere utilizzando la tecnica a guazzo, quella per velature, bagnato su bagnato, oppure bagnato su asciutto e così via. Per darvi una dimostrazione pratica di quello che ho appena detto, dipingerò con il caffè questo disegno. Non a caso, per rimanere in tema, ho scelto proprio di rappresentare una tazzina dalla quale fuoriesce del caffè. Quindi seguite passo passo il mio lavoro e ci vediamo dopo per le considerazioni finali.
ragazzi, come avete visto, il mio acquarello è terminato. Ho utilizzato il caffè proprio come un normale pigmento a base d'acqua, intensificandolo e schiarendolo a seconda delle mie esigenze. Oltre a questo, oltre ad usare il caffè, ho preferito definire i contorni anche con un pennarello ad inchiostro, ma questa è stata una mia scelta personale, voi potete fare come preferite. Si possono creare con il caffè tantissime illustrazioni monocromatiche che una volta terminate sprigioneranno anche un buonissimo aroma di caffè. Infatti la mia stanza è stata praticamente invasa. Spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto e vi sia servito. Se sì, lasciatemi un like oppure lasciatemi un commento qui sotto, senza dimenticare di iscrivervi se non lo avete ancora fatto, chiaramente. E di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornate sulle attività del mio canale. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!